Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Malacoda. Apriamo con la notizia di cronaca di questi giorni, ovvero la partenza, insomma, la notizia di cronaca per eccellenza, la partenza della Costa Concordia dall'isola del Giglio. Insomma, sta navigando in queste ore verso Genova. Sono stati percorsi circa 50, insomma, miglia del percorso che la separa da Genova. Io ringrazio per essere con noi Alvezio Galanti, esperto di protezione civile e attualmente direttore dell'Istituto Scientifico di Prato, insomma, che si occupa appunto di ricerca di Prato. Esperto di protezione civile perché insomma l'abbiamo avuto ospite con piacere più volte, quindi tutti voi se lo ricorderanno, si ricorderanno insomma della storia di Alvezio Galanti. Ha seguito insomma un po' la questione Costa Concordia. Sì, l'ho seguita per, diciamo così, perché è una delle più grosse operazioni di coordinamento messe in campo dal governo italiano, quindi attraverso la protezione civile. Quindi è interessante, ovviamente poi per tutta la gestione ora, ma è stato anche un tragico evento dove hanno perso la vita 32 persone, più un sub che è morto durante i lavori per spostare questa nave. Insomma, dietro questa tragedia è maturato poi un'esperienza, diciamo così, di coordinamento di un sistema complesso che lo Stato italiano ha dovuto prendersi carico e la Protezione Civile, nella sua struttura nazionale, regionale, provinciale e comunale, è l'unica struttura pubblica in Italia che ha come mentalità, finalità, l'obiettivo di mettere insieme più competenze E più per risolvere problemi, soggetti, più perché soggetti. come a volte noi siamo portati a pensare che la protezione civile sia un compartimento, no? Che non risponda ad un corpo. In realtà la protezione civile sono un insieme di Esatto. enti, di corpi, di persone, del volontariato, del settore del volontariato, delle forze dell'ordine, L'ordine, insomma, vigili del fuoco, vigili del tutto. fuoco, che tutti insieme formano La l'organismo di protezione. protezione civile. Infatti non c'è la caserma di protezione civile nel territorio, c'è la caserma dei vigili del fuoco, c'è la caserma C'è il dei centro di carabinieri e c'è il coordinamento. coordinamento che è in capo al sindaco, poi in capo alle province, come prefetto, poi c'è la regione e poi se c'è un'emergenza di tipo C nazionale è il dipartimento, la presidenza del Consiglio dei Ministri, che coordina Che tutto, coordina come in tutto. questo caso, perché questa è un'emergenza della Concordia che non è che poteva risolvere il sindaco dell'isola del Giglio o il presidente della provincia o il prefetto di Grosseto o di Livorno, né, e ovviamente neppure il presidente della regione toscana da solo, né lo Stato da solo. Quindi è stato, diciamo, un'operazione, è un'operazione perché ancora non è conclusa, ricordiamocelo bene, ha detto bene Gabrielli, noi il punto si mette quando questa nave è a Genova, finché non è lì non canta Continuiamo vittoria comunque a seguire. nessuno. La protezione civile è, diciamo così, sono esperienze anche in divenire, cioè nel senso ciò che accade di volta in volta porta esperienze nuove che danno anche nuove modalità di coordinamento, di gestione, di analisi delle criticità. Perché insomma noi abbiamo visto purtroppo negli ultimi mesi insomma, che il tempo, il meteo o quello che accade insomma, abitualmente in natura ci porta davanti a delle criticità piuttosto importanti, insomma, le frane, gli smottamenti, ma anche le esondazioni o la pioggia che cade in pochissimo tempo. Insomma, ci troviamo sempre più di fronte alla necessità di un coordinamento forte e anche di esperienze diverse. Parliamo di coordinamento forte, la frase ultima che ha detto. L'esperienza della Concordia poi la portiamo anche sul territorio, perché poi la gente dice, va bene, la Concordia, ma io che mi succede in caso di terremoto? Allora, il problema della Concordia, per la prima volta nella storia del mondo, ha fatto un'operazione della nave per poterla far navigare, un relitto a Genova. Che cosa è la novità? Che il coordinamento che noi eravamo arrivati a fare per nostre strutture italiane, il coordinamento effettuato ora è stato nuovo perché abbiamo coordinato e abbiamo preso esperienze scientifiche, professionali da tutto il mondo.
Cioè, è la prima, diciamo, coordinamento globale. Cioè, noi abbiamo preso un esperto sudafricano, un esperto americano, abbiamo preso i migliori da tutto il mondo e le abbiamo messe nel sistema di coordinamento. Questa è l'operazione di Gabrielli e dello Stato italiano. Capito? Quindi per la prima volta si va a globalizzare, a prendere il meglio per poter risolvere un problema. Questo è l'insegnamento della Concordia. Un problema di mettere insieme non solo strutture pubbliche nazionali, nemmeno strutture pubbliche internazionali, ma privati. E la legge, la grande legge 225 di base, prevede che anche il privato concorra alla protezione civile. In questo caso specialmente il privato ha messo, diciamo, il maggiore, diciamo, impiego, perché ovviamente era un danno che ha provocato questo privato. Però la novità della Concordia è che il coordinamento italiano, famoso nel mondo perché la protezione civile, perché è un sistema italiano importante di coordinamento e indirizzo, l'abbiamo fatto a livello globale. Cosa succede ora accaduta sul territorio? Questo è importante, non cambia nulla. Il sindaco, autorità di protezione civile, il presidente della provincia o insomma il coordinamento sovracomunale e la regione, e nello stesso modo agiscono. Quando c'è un problema di protezione civile, ed è l'unica amministrazione pubblica che ha questa visione orizzontale dei problemi, il sindaco, se ha un problema di una frana, si cerca il meglio per capire quella frana e lo va a trovare del supporto scientifico, università, eccetera, eccettera, la regione come laddove servizio. Laddove comunque ci sono le competenze. Esatto, ma il sindaco non deve essere il geologo, non deve essere il pompiere, non deve essere il militare. Deve usare una serie di... Esatto, deve mettere insieme intorno a un tavolo le competenze. C'è un problema della frana in un comune? Bene, chi è il migliore esperto? Chi è che conosce questo fenomeno? Dove ci si documenta? Chi è il monitoraggio che fa il monitoraggio migliore? Questo è la mentalità del sistema di coordinamento di un sistema complesso, dove la legge te lo consente di fare, capito? Quindi una frana, un'alluvione, un terremoto, si cerca per risolvere il problema a tutto campo, orizzontalmente, le competenze si mettono assieme. Questa è la novità amministrativa della pubblica amministrazione italiana, che è abituata invece, ahimè, a lavorare a compartimenti stagni. Il Ministero dell'Interno è bravo a fare il Ministero dell'Interno, ma dialogare con gli altri è difficile. La difesa è brava, i ministeri della... insomma, difficile dialogare orizzontalmente. La novità della protezione civile è che si dialoga. E che si riesce a dialogare orizzontalmente. Esatto. E proprio sulla Costa Concordia, insomma, all'indomani della sua partenza per Genova dall'isola dal Giglio si è espresso il presidente della regione toscana Rossi con parole anche piuttosto dure. Ascoltiamolo ai microfoni. Buona navigazione, buon mare e buon vento, come dicono gli esperti e marinai. Io sono contento che intanto vada via dal Giglio dopo 900 giorni e più. Noi ce la siamo tenuta conficcata contro un'isola fragile da un equilibrio particolarissimo, non ce la siamo cercata. Non dimentichiamo che è stato un naufragio, quindi è stata una tragedia dove sono morte 32 persone. Avremmo gradito che non venisse tolta con violenza, con una decisione, e fosse portata a Genova anziché a Piombino, assai più vicina. Mi è parso che negli ultimi tempi si sono affrettati i lavori, che magari fossero stati affrettati l'anno precedente ci avrebbero risparmiato molte altre situazioni di criticità, soprattutto per il Giglio. Non posso non pensare che questo è stato fatto perché non si voleva portarla a Piombino. Noi intanto a Piombino continueremo a costruire un porto profondo 20 metri competitivo nel Mediterraneo e andremo ancora a chiedere al governo di finanziare la rottamazione e lo smantellamento delle navi. Saremo venerdì a Giglio per vedere insieme alla popolazione, insieme al sindaco, la parte che ancora resta, e cioè i ripristini che sono da farsi, che saranno un'operazione complicata perché l'impatto ambientale c'è stato, e poi vogliamo anche verificare in che modo dobbiamo rilanciare un'immagine dell'isola del Giglio che non sia solo legata alla presenza di questo mostro di ferro che contro l'isola si è scagliato tempo fa. Questo mi pare quanto, insomma, direi che proprio continuando con questa metafora di un,
di una enorme massa di ferro deposta sull'arcipelago della Toscana davanti all'isola del Giglio. Dopo che avrà preso la via verso Genova ci sentiremo tutti più sollevati, insomma, ecco. È come se fosse stata tolta una pallottola che non avevamo cercato e che lì si è conficcata. Tutta questa esaltazione, tutto questo show, tutta questa turbinio, insomma, di progresso e di forse converrebbe parlare più di prevenzione. Ad esempio, io credo che sarebbe bene interrogarci come controllare meglio la navigazione nell'arcipelago toscano e nel cosiddetto santuario dei cetacei. La Toscana aveva fatto qualcosa, continuiamo a farlo insieme alle capitanerie di porto. Io penso che occorrerebbe sviluppare un progetto europeo per controllare dall'alto e da satelliti gli sversamenti in mare, altrimenti è inutile che si vada all'isola del Giglio e si facciano tanti proclami. Lo Stato faccia lo Stato, l'Europa faccia l'Europa, noi modestamente come Regione faremo la nostra parte per il ripristino e per il rilancio turistico dell'isola e anche di tutto l'arcipelago. Io dico che la scelta di affidare ad un privato la destinazione e il porto, mettendo a rischio 5 volte tanto per la navigazione l'ambiente, che è un bene di tutti, è una scelta che non condivido. Piaccia o non piaccia al commissario Gabrielli, al governo e anche al ministro dell'ambiente. Credo che i cittadini non solo della Toscana ma di tutta l'Italia, posti di fronte all'alternativa, capiscono bene quello che intendo dire. Hanno fatto così, mi pare che noi ci siamo comportati correttamente, il nostro osservatorio è sempre stato lì a fare fino in fondo la sua parte e poi queste polemiche mi hanno scocciato. Vadano via presto, per favore vadano via presto dalla Toscana. Io c'ero il 14 dicembre, gli altri sono arrivati diversi giorni dopo dal governo nazionale a vedere cosa era successo all'isola del Giglio. E sono arrivati dopo tanto tempo, mentre la mattina c'erano i gigliesi, c'erano la nostra ASL, c'erano i toscani a fare tutto quello che dovevano. Quindi vadano, navighino in un mare di pace, mi auguro, senza vento, con un mare calmo, raggiungano Genova e si chiuda qui questa vicenda dolorosa nella quale la Toscana credo si è comportata di molto bene, tutta la Toscana. Tutta, quella del volontariato, quella delle istituzioni, quella della regione e quella del suo presidente. Punto. Un Rossi, insomma, piuttosto amareggiato, anche piuttosto, insomma, forse stanco di tutte queste polemiche che sono nate poi il trasferimento della Concordia Genova a Piombino, insomma, amareggiato, lo direi così. Certo, ma questo fa parte, diciamo, delle decisioni, perché l'ha detto anche il Presidente, questa non è una decisione di un singolo, di una singola persona, c'è un comitato, ci sono stati comitati interministeriali, ci sono state delle consultazioni, c'era anche l'Osservatorio per la Regione che ha seguito tutte le fasi, diciamo, del monitoraggio dell'inquinamento, quindi ognuno veramente ha fatto la sua parte. Poi, quando i soggetti sono tanti, si prendono delle decisioni, ma sono decisioni collettive, diciamo così, tavoli di coordinamento importanti per il discorso che ho fatto prima. Non c'è stata una regia che ha detto a un certo punto si fa così e tutto a casa, tutti zitti, tutt'altro. C'è stato grande dibattito, grande confronto scientifico, perché quel tempo che diceva il Presidente Rossi che è passato, è passato perché non conoscevano i termini del problema, perché era la prima volta che si doveva affrontare un problema di genere. Il tipo, diciamo, di perforazioni da fare per poter riassemblare la nave, insomma, sono stati tutti problemi tecnici nuovi, enormi, che hanno trovato, diciamo così, giustamente, io dico, dei luoghi di coordinamento inter del governo dove tutti partecipavano. Ecco, è vero, ognuno ha fatto la sua parte. Poi, ci fermiamo un attimo, torniamo subito dopo, devo dare la linea al nostro TG Iride, al nostro spazio informativo e poi ci troviamo tra poco più di 5 minuti.
Vabbè, dai, dai. Serena. Vabbè. Eccoci dunque alla nostra seconda parte, grazie per essere rimasti con noi. Quest'oggi parliamo in qualche modo di emergenze di protezione civile. Abbiamo aperto, ringrazio per essere ancora con noi il Vecchio Galanti, che è esperto di protezione civile, e ringrazio invece per averci raggiunto il sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Moboni. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo parlato fino adesso di Concordia, stavamo finendo un discorso prima dell'interruzione per il nostro spazio informativo proprio sulla costa Concordia che sta navigando verso Genova, questa necessità di studio della situazione. Per questo, insomma, il momento propizio è stato questo per partire, al di là delle polemiche. Avevamo sentito anche le parole di Rossi, insomma, piuttosto amareggiato in qualche modo anche per il continuo rimbalzo di domande giornalistiche o meno, e di in qualche modo sentito dire che partenza per Genova, partenza per Piombino. Insomma, adesso è in navigazione e i tempi erano questi. I tempi erano questi perché, ripeto, l'operazione La Concordia non è una frana, un terremoto, è un evento unico al mondo. La prima volta si è cercato di riassettare una nave appoggiata su un fianco su delle rocce, quindi c'erano dei problemi oggettivi da risolvere, tenendo d'occhio tutto l'inquinamento che poteva causare questa nave. Tutte le operazioni sono uniche. Cioè, non è che c'è un protocollo che dice nave che si infrange sullo scoglio, si va alla pagina 3 e si vede Che come si vede fare. come Non è qualcosa, non così, è così, è questo tutto in è divenire. tutto in divenire, compreso. E quindi si dice che è la prima volta, non si dice per fare scena, è la prima volta che questa operazione viene fatta da un punto di vista tecnico, scientifico, logistico, di coordinamento. Ripeto che è la prima volta che c'è un coordinamento delle migliori esperienze della globali. Non c'è l'esperto italiano, si prende il meglio e si prende per fare quell'obiettivo, per raggiungere quell'obiettivo. Quindi la forza della protezione civile come struttura è l'unica struttura pubblica che ha proprio le ragioni, proprio, diciamo così, della sua natura di coordinare un sistema complesso. Questa volta era complesso a livello planetario. E quindi, Però insomma, tutto. la Quali domanda sono i rischi ora per l'arrivo verso Genova? Insomma, è meteo. il meteo È è meteo che l'unico può rischio. mettere, diciamo così, il mare in un certo tipo di forza, che poi tutto l'apparato dell'affiancamento che è stato fatto per tenere a galla la Costa Concordia regga, diciamo così, a un mare di un certo tipo di forza. Insomma, è la meteo, perché poi da un punto di vista strutturale la nave regge, da un punto di vista, diciamo così, di quello che è galleggiamento, i calcoli sono stati fatti bene, l'ancoraggio, però se arrivi a una tempesta, però questo non dovrebbe accadere, perché la finestra per la quale è stato aperto, diciamo, l'operazione era proprio legata anche alla meteo. Anche poi alla meteo. Il Mugello Moboni non ha almeno questo tipo di problemi, se non altro diciamo così, di Di navigazione, naufragi insomma, perché il lago o per ora, di insomma, non navi. garantisce. Anche se in prospettiva, no? Potrebbe anche Insomma, sul una lago, Concordia o ma una una nave da Concordia la vedo crociera difficile. all'interno del lago di Bilancino, Certo. insomma, la vedo ardua a potercela far arrivare. Però, insomma, ne avete avuti anche voi di emergenze e di problematiche nel corso anche degli ultimi mesi. La protezione civile, insomma, è intervenuta, resta un organo di coordinamento a cui far riferimento, soprattutto per quanto riguarda proprio nel comune di Borgo San Lorenzo la frana di Panicaglia e l'evento, insomma, con cui vi siete dovuti misurare negli ultimi mesi. Sì, indubbiamente come territorio mugellano in generale, negli ultimi anni si stanno sempre più, purtroppo, realizzando in maniera frequente casi di eventi franosi di diversi generi, ma che comunque dimostrano come una certa fragilità del nostro territorio, dovuta probabilmente anche in buona parte a un mutamento anche delle condizioni meteorologiche rispetto a quello che era la stagionalità di qualche anno fa. Sicuramente l'evento più grave è quello della frana di Panicaglia, anche perché coinvolge una serie di famiglie che appunto in questo momento temporaneamente non possono più abitare in quelle case. È stato importante il raccordo con la protezione
Protezione Civile e con gli altri organi preposti, non solo per dare una risposta immediata alle famiglie che erano coinvolte dall'evento, ma per attivare immediatamente quelli che sono i monitoraggi del caso, che noi come Comune stiamo portando avanti. Gli interventi che noi facciamo dal punto di vista del monitoraggio sono avviati e dovrebbero concludersi intorno a metà mese. Poi è già stata predisposta anche tutta l'attrezzatura, sostanzialmente un basamento con una casetta in legno allacciata per il monitoraggio radar che invece farà direttamente l'Università di Firenze. Chiaramente questi due tipi di monitoraggio sono fondamentali per capire, innanzitutto per dare un quadro della situazione che anche permetta di tranquillizzare non solo le famiglie direttamente colpite, ma l'intera frazione. E poi chiaramente una volta avute le risultanze ci sarà bisogno di coordinarsi a tutti i livelli per capire che tipo di soluzione si può dare per il consolidamento del fronte e quindi di dare, diciamo, da una parte mettere in sicurezza il territorio e dall'altra di tranquillizzare tutta la frazione e soprattutto dare delle risposte ai residenti. E su queste mi permetto di dire che comunque il Comune già nell'amministrazione precedente ha fatto quello che era, diciamo, nelle potenzialità del Comune, lo ha fatto, quindi dà un contributo, diciamo, per l'affitto temporaneo. Ieri tra l'altro nel Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità una mozione per riconoscimento del pezzo di strada che interessa le case interessate dall'evento franoso come strada comunale, perché attualmente è una vicinale a uso pubblico, e quindi questo dal punto di vista del ripristino della viabilità avrebbe potuto mettere le famiglie in una situazione ancora più critica rispetto a quella che stanno già vivendo. Quindi il nostro impegno continua da questo punto di vista. È chiaro, se ci si ferma all'evento franoso ci saranno bisogno di una serie di investimenti che saremo in grado di valutare nel momento in cui le risultanze dei monitoraggi saranno poi attive. Definitive. Le frane sono uno dei maggiori problemi in questo momento e in questo periodo, insomma, lo sono state nel corso di questo inverno, tra le altre cose ce n'è un'altra di cui lei si sta occupando. Come far fronte? Ha detto in parte il sindaco, cioè il problema delle frane in Italia c'è sempre stato, perché l'Appennino è una, diciamo così, struttura geologica fragile di per sé. E se a questa fragilità ci si somma ovviamente anche un cambiamento climatico, ma ci si somma anche un intervento, diciamo, poco coordinato fra quella che è l'urbanizzazione e la pericolosità del territorio, è chiaro che meteo, pericolosità del territorio in sé e a volte dell'uomo, diciamo così, dove spesso non si è abbinato la pericolosità con l'urbanizzazione, vengono fuori guai. I guai sono che spesso c'è questa, o no spesso, quasi sempre c'è questa interazione. Fragilità dell'Appennino strutturale, e va bene. Abbiamo, diciamo così, una fragilità dovuta al cambiamento climatico, bene. Una fragilità dovuta all'uso del territorio, ahimè, spesso che non coincide con quelle che sono delle scelte urbanistiche fatte, questo è noto, sia in pianura per l'alluvione, sia in collina o nelle zone, diciamo. E questo è il problema, perché tu si continuerà a pagare in moneta e anche in vite umane una frequenza di eventi, quelli franosi, che sono annuali, Mugello, ma dappertutto. Quindi il monitoraggio, sindaco, il monitoraggio va fatto, ma insieme al monitoraggio, perché il monitoraggio serve per due aspetti, no? L'ha già detto, c'è l'università, penso sia il professor Casaglia. Esatto, no? Sì. Perché tra l'altro il professor Casagli è il professore che ha, diciamo, il centro di competenza nazionale per le frane a Firenze, quindi il meglio ce l'abbiamo, il famoso meglio che si cercava il nel mondo, che si cercava prima nel del mondo della Concordia, ce l'abbiamo a Firenze. Ora, questo che vuol dire? Il monitoraggio ha due aspetti, uno che riguarda direttamente il sindaco, che è l'allarme frana, che lui ha il dovere, essendo autorità di protezione civile, di informare i cittadini, l'ha già fatto e pare fatto bene. Ha questo dovere però di informare i cittadini, e quindi ha bisogno di un monitoraggio. L'esperto poi ha bisogno di un monitoraggio per capire come funziona questa frana, cioè qual è il meccanismo di innesco e qual è il piano di scorrimento.
Perché se anche faccio le palificate, come è successo in altri luoghi, cioè, ma io ho fatto i pali qua, però se il piano di scorrimento si scopre a 20 metri e se le palificate le faccio a 10, vuol dire che divento un grande slittone quello che hai palificato e parte in blocco anziché partire a pezzi. Ed è un po', insomma, come abbiamo visto spesso dalle immagini, tra l'altro le abbiamo, quello che è accaduto per una piccola cappellina a cui erano stati fatti i lavori e su cui purtroppo il monitoraggio, esatto, portata via fare proprio perché il monitoraggio serve a questo. Allora il sindaco dirà: caro sindaco, la frana in questo momento c'è un piano di scorrimento 20-30 metri, non lo so, però qui sopra le opere fatte non servono, oppure servono altre, cioè le opere vanno fatte quando si conosce il problema. È come il corpo umano, io non posso prendere le medicine se non ho quello che non capisco qual è la malattia. Ecco, e ogni frana caso, è una malattia a sé. La frana è avvenuta, insomma, senza che ci fosse in qualche modo la percezione che potesse avvenire una cosa del genere. Cioè, era un versante comunque sia ritenuto a rischio, ma senza che ci fosse la percezione di questo, come quasi tutto, molto del territorio purtroppo. Certo, però concordo con l'analisi che veniva fatta. In questo momento c'è bisogno di avere quanto prima la diagnosi completa di tutte le varie sfaccettature che questo evento franoso, questa problematica, dopodiché possiamo iniziare veramente a mettersi a un tavolo, anche credo in questo caso la tempistica sia una cosa da tenere in considerazione, nel senso che sono procedure per quanto possibile da fare nella maniera più celere, anche per dare delle risposte ai cittadini. E soprattutto poi iniziare a capire anche dal punto di vista economico che tipo di intervento dobbiamo fare, il costo dell'intervento, e quindi iniziare subito un'operazione di sensibilizzazione in questo senso, perché poi alla fine mi immagino una serie di passaggi, ci sarà la diagnosi, ci saranno delle proposte di intervento, una quantificazione del costo dell'intervento, e lì chiaramente da parte nostra gli enti locali dovranno fare la loro parte anche per riuscire a reperire questi fondi, che chiaramente non possono essere sulle spalle degli enti locali per ovvi motivi, ma che con un'operazione che va dal Ministero a Calabria, di tutti gli enti locali, queste somme devono essere messe a disposizione per concretizzare la soluzione che verrà fuori da quello che in questo momento sono le fasi d'analisi. I fondi sono sempre un grosso problema, anzi lo sono sempre stato. Fondi poi cambiava con la legge 100 e cambiava, la Protezione Civile non interviene più in maniera diffusa, ma interviene solo con la dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale. Il resto, ahimè, è tutta competenza regionale, per questo la Regione Toscana, che è una delle migliori regioni dal punto di vista anche dell'attenzione sul territorio, deve fare il piano regionale e scegliere le priorità di intervento, perché poi le risorse sono quelle che sono. Per avere le risorse nazionali bisogna che la Regione occupi, quegli spazi, che dire sì, io fin qui arrivo, però qua non ci arrivo, c'ho bisogno di concorso nazionale. Per avere il concorso nazionale ci vuole la dichiarazione dello stato d'emergenza. E quindi vediamo che situazione c'è, perché voglio dire, non è che. Però ecco, fino ad ora bisognerebbe, come ha detto il sindaco, programmare più possibile il territorio, conoscerlo e scegliere delle priorità insieme alla regione, perché non può essere il sindaco che si piglia sul groppone tutto, perché il decentramento amministrativo non è lo scaricabarile, no? Dice, vabbè, tanto c'è il decentramento amministrativo, non è il sindaco autorità, arrangiati, non è questa la sussidiarietà. Il sindaco deve avere alle spalle la conoscenza scientifica, il supporto scientifico poi per la conoscenza del fenomeno, deve avere alle spalle lo Stato, ma lo Stato non è solo Roma, è anche tutto quello che c'è dietro a livello intercomunale, regionale, nazionale se c'è bisogno. Però se non si sa cosa accade, per esempio questa frana è importante, cioè seguirla, e mi sembra che la strada sia giusta, perché chiamando il centro di competenza nazionale sulle frane, chi c'è di meglio? Cioè, perché no? Dice perché? Perché questo vuole. Vado a salutare, tra l'altro, in collegamento telefonico Matteo Gozzi, Movimento 5 Stelle, Borgo San Lorenzo, consigliere comunale. Grazie per essere con noi. Sì, ciao Ilaria, grazie a te e grazie anche agli ospiti in studio. Allora, Matteo, il sindaco ce l'ha accennato anche prima, ne avete parlato proprio della frana di Panicaglia all'interno dell'ultimo consiglio comunale di ieri, insomma, di ieri pomeriggio. Pronto? Sì, Matteo, riesci a sentirmi?
Ecco, adesso sì, mi dicevi, scusami. Diceva appunto il sindaco che qui in studio con noi aveva ci ha accennato del fatto che comunque di frana di Panicaglia si è parlato ieri all'interno del Consiglio Comunale, insomma, tra le altre cose con una votazione unanime. Sì, sì, io infatti sono molto soddisfatto della buona riuscita del Consiglio Comunale di ieri sera. Come tu ben saprai, avevamo presentato due mozioni su Panicaglia. Una per quanto riguarda Via del Cantone per farla diventare strada comunale, come da richiesta dei cittadini di Panicaglia, e l'altra era per la stazione di monitoraggio, quella che dovrebbe controllare l'andamento della frana, che purtroppo era scollegata da quelle che sono le forniture elettriche. Avevamo presentato queste due mozioni, una che è stata praticamente già ratificata dalla stessa giunta, cioè quella dell'allacciamento alla stazione di monitoraggio, e che quindi è stata ritirata poi ieri sera in consiglio proprio perché già attuata, e quindi eravamo già stracontenti noi come movimento per aver dato questa risposta alla cittadinanza. E l'altra, ci siamo ritrovati molto soddisfatti perché nella conferenza capigruppo e poi in consiglio comunale siamo riusciti a trovare, diciamo, quella convergenza di intenti che ci ha permesso appunto di votare all'unanimità sia la nostra mozione sia quella del Partito Democratico e del gruppo Borgo Migliore, proprio per rendere comunale la strada di Panicaglia. Sono molto contento anche perché erano presenti i cittadini di Panicaglia, quindi abbiamo saputo dare una bella risposta, ecco. Una risposta laddove ci sono le possibilità per convergere, laddove c'è la possibile intesa, visto che si tratta di problemi anche gravi per la cittadinanza, mi è sembrato più che bello come segnale da dare loro, ecco, che laddove è possibile sappiamo collaborare, sappiamo fare qualcosa di buono anche noi politici. Io chiedo a Gozzi cortesemente se rimane 30 secondi in collegamento con noi, vado a salutare perché so che appunto ci deve in qualche modo salutare il Vezio Galanti, soltanto un'ultima battuta, prevenzione, questa è la parola chiave sempre e comunque. Assolutamente, perché la prevenzione non è un mondo a parte rispetto all'emergenza, è contigua, cioè più prevenzione si fa. E la prevenzione non è solo opere muscolose sul territorio, ma è anche informazione. Il cittadino consapevole è prevenzione, perché consapevole che c'è un'area in frana, è chiaro che anche le scelte del cittadino che va a fare sono anche più oculate, perché qui nessuno, no, mi diceva che era completamente arrivata questa frana, non se l'aspettavano. Ecco, questo per esempio, la percezione del rischio, ecco, è la prevenzione. Per aumentare la percezione del rischio si sta meglio tutti sulla prevenzione, perché il cittadino è diventato consapevole, l'amministrazione pubblica ha un dialogo di un certo livello di consapevolezza con i cittadini di quello che può essere quel territorio, perché purtroppo si cade dal pero perché dice oddio che sta succedendo, no, abbiamo gli strumenti scientifici per poter capire in grandi linee, penso, no? Quello com'è il nostro come territorio, sia per le frane, per l'alluvione e anche per il terremoto, e quindi su questa partita della conoscenza scientifica di base far aumentare la percezione del rischio è prevenzione. Poi si parla di opere, ma quello vanno fatte una per una, non c'è l'opera unica per tutte le frane, perché come tutti a seconda di quelle che esatto, sono quindi magari ci sarebbe bisogno anche di un intervento, di una presa di coscienza a livello nazionale, che magari alcune poste di bilancio fossero destinate in maniera cospicua minime su quella che a mio avviso sarà comunque un'emergenza nazionale nei prossimi anni. Chiaramente poi c'è l'informazione, come diceva lei, sui comuni. Spesso si parla anche di zone dove le case sono state costruite diversi anni fa, quando questa coscienza, questa consapevolezza era molto minore. Certo. Quindi sicuramente queste sono le linee su cui noi dobbiamo andare dall'ente locale al governo nazionale, con una consapevolezza che sicuramente da qui ai prossimi anni questa sarà un'emergenza di livello nazionale su cui bisogna investire risorse, perché senza risorse non si fanno né opere di prevenzione e né opere poi di eventuale consolidamento. La prevenzione, appunto, ha bisogno anche costi della prevenzione, perché è ovvio che non è gratis tutto. Il problema è che ora sull'attenzione al territorio e a investire sul territorio sulla prevenzione siamo pressoché zero, perché le risorse sono pressoché nulle, non solo per l'emergenza ma anche per la prevenzione. Quindi ora, se c'è questo comitato nazionale, questa, diciamo, unità di crisi, chiamiamola così, per il coordinamento per il rischio idrogeologico, è un segno probabilmente che avrà la sua portata poi sul territorio, però va tutto misurato sugli investimenti, che adesso sono pressoché zero.
E quindi ecco che da dicevo, qui bisogna ripartire. Io ringrazio per essere stato con noi Alvezio Galanti, grazie, ovviamente grazie ancora. Grazie. Faccio lasciare il microfono. Sì. Noi andiamo avanti perché vorrei tornare a parlare di frana di Panicaglia. Io ovviamente il sindaco in studio, vediamo anche le immagini perché più o meno la frana è per fortuna rimasta insomma un po' quella che è invariata. Gozzi, che cosa chiedete a questo punto, insomma, all'amministrazione, perché al di là di questo accordo, visto che ho qua insomma maggioranza e opposizione, che cosa chiedete all'amministrazione di Borgo San Lorenzo? Sì, Ilaria, allora innanzitutto io ti posso dire che sono pienamente d'accordo con quello che avete detto in studio adesso, con quello che ho sentito dire dai miei colleghi. Informazione e prevenzione sono due cose fondamentali. Io, se possibile, vorrei estendere questa informazione e prevenzione non solo al rischio idrogeologico, ma anche al rischio inondazioni e al rischio sismico, e bene o male pervade un po' tutto il territorio mugellano e non solo. Ecco, sono quelle cose che tramite l'amministrazione, tramite i gruppi politici, ma tramite anche le associazioni si può fare veramente un buon lavoro anche all'inizio con costi relativamente contenuti. Questo è il nostro obiettivo primario. Sicuramente c'è ancora tanto da fare, però visto che ci sono state delle aperture che mi hanno lasciato veramente molto contento, mi sono detto veramente forse ci sono le possibilità veramente per dare delle buone risposte alla cittadinanza, e una cittadinanza che ne ha bisogno. Vorrei ricordare le inondazioni di Saginale, la situazione sismica, appunto, che Mugello ne ha sempre sofferto, si è sentito l'ultima scossa poco tempo fa. Insomma, sono tutte cose da non sottovalutare, visti anche quella che è l'integrità strutturale del nostro patrimonio pubblico. Insomma, sono tutte cosine che laddove possibile si può collaborare, si può convergere, si può dare delle risposte ai cittadini, e credo siano fondamentali. Partire fondamentalmente informazione, prevenzione e collaborare tra noi gruppi politici affinché questa informazione arrivi ai cittadini e questo tipo di prevenzione venga attuata. Omo Boni. Ma sì, sono assolutamente anch'io molto soddisfatto di quello che c'è stato ieri in Consiglio Comunale, anche perché, parliamoci chiaro, ci hanno chiesto i cittadini della frazione di Panicaglia questo intervento, quindi era doveroso che il sindaco si prendesse questo impegno, e mi fa piacere che l'input sia arrivato da tutto il Consiglio Comunale. Mi fa anche piacere che ci sia almeno dal punto di vista dei lavori del Consiglio Comunale, un certo spirito di collaborazione. Magari poi in realtà sui comunicati stampa che escono anche dal gruppo di Matteo, dal Movimento 5 Stelle, non c'è questo spirito di collaborazione, ma comunque diciamo, prendiamo quello che di buono c'è, diamo una corretta informazione e laddove è possibile collaboriamo per dare le risposte ai cittadini. Gozzi. Sì, se è possibile volevo aggiungere una cosa al volo, Ilaria. No, rispetto a quello che ha detto il sindaco, insomma, dei comunicati stampa, non so se ora... Quello è normale, per me contano i fatti, in Consiglio Comunale io ci sono, Omo Boni mi ha trovato collaborativo, siamo riusciti ad approvare insieme cose importanti e penso che questo sia quello che conta. Il fatto di per sé che abbiamo reso comunale la strada di Panicaglia e che abbiamo fatto installare la stazione di monitoraggio. Questo secondo me è quello che conta. Poi è vero, sui comunicati stampa siamo tutti politici, facciamo tutti parte, ognuno del proprio partito, è normale che tiriamo ognuno l'acqua al proprio mulino. Ma quella è una cosa, quando si tratta invece di dare risposte ai cittadini, come vedete ci trovate puntualmente favorevoli. Se possibile volevo aggiungere una cosa. Prego. Sul rischio idrogeologico. Abbiamo una riforma che è ferma alla Camera perché abbiamo delle problematiche di comunicazione con il Partito Democratico, riguarda proprio il rischio idrogeologico, è stato presentato da Samuele Segoni, il nostro deputato alla Camera, che prevede niente di eccezionale, ma semplicemente la possibilità di andare in deroga al patto di stabilità per quei comuni che hanno subito danni da rischio idrogeologico. Ecco, questo secondo me sarebbe un altro bel segnale importante che il PD potrebbe dare al Movimento 5 Stelle, alla cittadinanza tutta, anche loro, per dire laddove possibile collaboriamo. Queste sono cose che vanno oltre la destra e la sinistra. Però io vorrei avere in questo caso in studio un esponente del Partito Democratico, però insomma facente parte della maggioranza. Certo. Riporto al sindaco. No, ma comunque quello che dice Matteo è sacrosanto, cioè un po' si ricollega a quello che dicevo prima. Qui bisogna rendersi conto che rispetto a alcuni rischi di tenuta del territorio c'è un'emergenza nazionale e ci sarà purtroppo nei prossimi anni, quindi c'è bisogno di un contesto normativo che permetta agli enti locali di dare le risposte per mettere in sicurezza quelle che sono le situazioni che adesso presentano delle criticità, e ci vogliono soprattutto dei fondi per il ripristino
di situazioni che si sono verificate anche sul nostro territorio. Ora, noi ci siamo fermati sulla frana di Panicaglia, ma voglio ricordare ci sono altri eventi franosi, penso alla panoramica Rontaluco, penso alla frana nella strada nella frazione di Polcanto, insomma, che fortunatamente lì non sono coinvolte delle famiglie, quindi diciamo che nella fattispecie negativa sono cose meno gravi rispetto a un evento come quello di Panicaglia dove sono coinvolte le famiglie, però comunque sono eventi che tra l'altro portano a rendere semi accessibili alcune vie di comunicazione, possono essere fondamentali. Quindi per cui, il nostro territorio chiede un intervento del genere, è un intervento che dal punto di vista delle risorse finanziarie i comuni non sono in grado di sostenere, c'è bisogno di una politica nazionale nuova che la metta fra le priorità. Io ringrazio per essere stato con noi Matteo Gozzi, Movimento 5 Stelle, sono in chiusura, sono arrivata al termine. Gozzi, grazie ancora. Grazie a voi, ciao, vi saluto Matteo. Tutti, grazie davvero. Ringrazio ciao, il sindaco di Borgo San Lorenzo, Paolo Moboni. Grazie a voi. Ringrazio voi per averci seguito, noi ci diamo appuntamento a domani come sempre con un'altra puntata di Malacoda. Buona serata.